Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». È una malattia dei cristiani questa. Abbiamo paura della gioia. È meglio pensare: sì, sì, Dio esiste, ma è là, Gesù è risorto, è là. Un po' di distanza. Abbiamo paura alla vicinanza di Gesù perché questo ci dà gioia. E noi tante volte o siamo sconvolti quando ci viene questa gioia, o pieni di paura, o crediamo a vedere un fantasma, o pensiamo che Gesù è un modo di agire. Ma noi siamo cristiani, dobbiamo fare così. Ma dov'è Gesù? Non Gesù in cielo, ma tu parli con Gesù. Tu le dici: Gesù, io credo che tu vivi, che tu sei risorto, che tu sei vicino a me, che tu non mi abbandoni. Ma la vita cristiana deve essere questo, un dialogo con Gesù, perché questo è vero, Gesù sempre è con noi, è sempre con i nostri problemi, con le nostre difficoltà, con le nostre opere buone.